Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi un motovlog differente, perché più che un motovlog sarà un vlog normale, in quanto con Lorenzo, essendo un sabato dove il tempo ci ha graziato, e insieme a un'altra persona che ho come passeggero, che vi presenterò dopo quando scenderemo dalla moto, ce ne stiamo andando al lago di Castel Gandolfo per sgranchirci un pochino le gambe e le ruote delle bimbe, per poi andare a finire a pranzo ai Castelli Romani alle tipiche fraschette. Facciamo un po' di cultura romana. Le fraschette non sono nient'altro che dei ristoranti tipici, un pochino come osterie, dove si mangia cucina tipica romana, ma non la cucina tipica che magari può fare mia madre a casa. È una cucina tipica bella ignorante, dove già con l'antipasto è come se mangiassi primo, secondo, dolce, contorni vari, caffè e ammazza caffè, cioè qualcosa di allucinante. Facciamo questo perché ovviamente la ragazza che ho dietro non è di Roma, è del nord Italia, è una mia amica, e essendo scesa a Roma per lavoro gli ho proposto questo pranzo così un po' caratteristico. Ecco, adesso siamo sul raccordo, tagliamo tutta la parte noiosa e ci vediamo direttamente quando siamo a Castel Gandolfo. Allora, dopo praticamente aver scoperto, grazie al buon Lorenzo, che non ho registrato una zorba, mi ho fatto, quindi sono 10 minuti che parlo come un deficiente da solo. E la reazione è stata più o meno questa. Siamo arrivati a Castel Gandolfo. Vi faccio un piccolo recap di quello che ho detto in questi 10 minuti. Miranda, che è la qui presente donzella che oggi porto come zavorra, è motociclista anche lei, aveva un ipermotard. Quindi non vi aspettate nel video di oggi reazioni particolari del tipo oddio, no. Potresti sempre fargliela guidare. Non ha la patente adatta. E quindi niente ragazzi, adesso andremo a prendere un caffettino qui a Castel Gandolfo e poi insieme a tutti andiamo a mangiare la cucina tipica romana, niente po' di meno che ad Ariccia. Qual è il problema? Il problema è che metti la batteria dentro la GoPro, ti segna 90%, aspetti 3 secondi, scende al 30%. GoPro fai schifo al cazzo. Lorenzo comunque ha un brutto rapporto con le GoPro. Io ci lavoro tanto bene invece. La nostra ditta di videocamere, per favore. Cam... Ciao Jimmy! Chi era? Non lo so, non ho idea. Non... Vabbè, comunque. Allora, mi dicevi prima una cosa off cam che vorrei un attimo immortalare. Sì, in poche parole, penso che utilizzerò Miranda come elemento essenziale clickbait del mio video. No, cioè, scusa, lo dovrei utilizzare io. Sì, ma io ho una visuale che tu non puoi avere. Capito, ma se io passi, io sto a registrare il video. Coglioni con ste moto, ve lo posso dire? Che modulo non ti piace? 35%, non è possibile, non è possibile. Scusami, che moto è passata che non ti piace? Non è che non mi piace, è che a volte logorano un pochino. La fracca. Logorano il cazzo. Ah. Niente, vabbè, dei due sceglieremo quella che sta al 40%, 35 questo. 32, non è possibile. L'8 stava al 50, sta 32, si è abbassata. Provo start. Ora stai di cambiare. Allora, magari questa cosa. Ma tu pensi di trovarla una batteria che ti possa andare bene? Così si scalda e si carica più. Ah. Ragazzi, se non lo sapevate, le batterie della GoPro si scaldano. Vuoi pure dare una botta così? Tante volte l'energia scende? No, meglio di no. No, scende verso la GoPro, è meglio, più carica. Esatto. Porco. Vedi? E fa lo stronzo. Quindi si è rotto lo schermo, si è rotto qualcosa? No, si è fatta in casa. No, non si accende. Ti ho dato pure un bacetto a Vallelunga, ma... Senti, fa un po' vedere se accende. C'è una cosa di cui possiamo apprezzare le GoPro e che sono solide. Quello sì. Ok, guarda, mo sta accendendo. No, accende. Non funziona! Ma GoPro via! Senti, 35%, ormai si sono uniformati. Tutto a 35%, perfetto. Bene? Ok. Senti, quanta voglia di carbonara hai? Ma abbastanza. Discreta? Abbastanza. Io forse più degli antipasti che da carbonara. Sì. Sì, però pure la carbonara. Però devo ancora decidere se carbonara, gricia. Secondo te, Miranda supererà l'antipasto? È bello ignorante l'antipasto, dipende. Non so adesso Miranda quanto mangia, però. Secondo te? Tanto. Mangi tanto, ragazzi, o mangi poco? Sei pronta alla cucina romana? Mi spacco, perfetto. Beh, è bello quando dopo una giornata a Roma già prendi lo slang romano. Prima gli ho fatto, senti, ma da passeggera, com'è Mercury dietro?
Una bomba! Vabbè, ma è un attimo, noi contagiamo. Senti, queste le caricate invece le vediamo. Come vai? Vediamo subito, perché pure sono seri dubbi anche su questo. Vabbè, ma se non sai fare il lavoro tuo, però. Ho capito, ma era improvvisato? Funziona. Funziona? Sì. È rotta? No. È rotta. No, no, funziona, funziona. Per fortuna questa qua riesco a riprendere. Lui non vuoi? Non ve voglio comprare. Lo stai facendo. rapporto col ciao. Pubblico, ciao Nicolò. Ce l'ha, è forte. Tanti coglioni. Ciao carissimo. E ripartiamo. Andiamo a mangiare finalmente. Che bello è quando non organizzi raduni d'Arietto, i chilometri sono pochi e il mangiare invece è tanto. Siamo arrivati. Ci siamo persi Lorenzo, che spero capisca che stiamo qui. Lo spero. No. Lo sapevo io. Me lo sicuro. Ok. Missione 1, chiamare Lorenzo, recuperarlo e ci vediamo a tavola. Eccoci qui. Siamo arrivati alla location. Siamo insieme. Ovviamente. Sami Castelli, non è che può di location, A Lorenzo. Vabbè, stiamo da Arburino. Che si chiama così. E Miranda. Allora, come funziona qui la cosa? Ci sono vari menu. Ok? Noi abbiamo preso questo qui da 20 euro che comprende praticamente antipasto vario ed eventuale, spammiamo, e andiamo poi con i primi tutti su carbonara, secondo 5 arrosticini di maiale, secondo te un voto alla location? La location? La location 7. Un voto? 6. Ok, aspettiamo gli antipasti e vi faccio capire cosa intendevo prima con probabilmente vi fermate agli antipasti e non mangiate il primo. Eccoci qua, questo è l'intipastino. Tralasciando la parte al centro che è salutare e a noi non piace, il resto del piatto si compone di salume, mozzarella, Lorenzo, la mortazza, coppiette, prosciutto e porchetta. Lei ha spostato la moto? Devo andare. Hanno finito? No, non lo sposto più. No. Se si guarda ancora lavori, sopra proprio la moto, sta andando. Allora, in questo momento vicino alla mia moto ci stanno facendo dei lavori. Non ha la moto fortunatamente, perché non è un Ducati. Secondo me la dovresti andare a spostare. No, allora è perché se mi alzo mi finisce il piatto. Quindi non mi sposto. Cominciamo a mangiare. E la missione di fare ubriacare Lorenzo. È la Madonna. Continua. Hai mortacci, ho preso solo un bicchiere. Oh no, sì. Che è tutto sto vino? No, io non ho bevuto. Una cosa tranquilla. Non ho bevuto tutto. Ho di bere. Ma chi ha fatto? Prima me ne sono messo così. Beef. No. Anzi, capisci se mi posso fidare di te? Ne bevo un goccetto. Prendi ne metà. No. Bisogna andare in moto. Comunque. Non si beve. Quando pensi che gli antipasti siano finiti, ma continuano a portarti roba. Il piatto intanto è finito. Io questi me ne sturo subito 5. Vedi quanti sono. Distruttivo. Vai, loggami un pochino perché. Capito, no, tu me loghi mai? Sì. Fare tutte le intro. Tutte le intro, non è vero. Tu dici che fai l'intro, poi alla fine la faccio io. Siamo tutti coperti perché fa freddo. Nel mentre è arrivata anche la carbonara. Com'è? Buona? Comincerò a mangiarla pure io. Questi, per chi se lo chiedesse, sono fagioli con le codiche. E niente, molto molto buoni. Il sugo è molto molto buono. E niente, noi proseguiamo con il primo, visto che il secondo l'abbiamo già mangiato con l'antipasto. E dopodiché dolce e caffè. Ed eccoci qui ragazzi, dopo la mangiata da riccia la voglia di continuare il motovlog era veramente poca, perché si sa, quando le pance sono piene le bocche parlano poco. Questa me la sono inventata adesso, però va in linea con tutte le cazzate che sono state dette durante questo video. Io spero che appunto vi sia piaciuto il video di oggi, è un video ovviamente più leggero del solito. Queste sono un po' le cose che succedono quando non dobbiamo uscire per registrare motovlog seri, ma piuttosto usciamo giusto per goderci la giornata magari di sole e le moto in compagnia. Vi ricordo infine, prima di salutarci, che qui sotto in descrizione trovate il link allo shop. All'interno ci troverete tutte quelle che sono le magliette che ho fatto e le felpe realizzate dall'inizio del canale fino ad oggi, quindi tutti i design sono disponibili sul sito. Se tante volte non vi siete ancora fatti un regalo di Natale, magari potrebbe essere un pensiero carino. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per questo. Come al solito, se non siete iscritti, iscrivetevi e attivate la notifica, specialmente sotto Natale, perché YouTube non sta funzionando nulla. In descrizione trovate i link per i social, se non mi seguite seguitemi anche lì. Da Freccia Verde è tutto, alla prossima, ciao. Yeah.